Curve, dossi, croce a raso, una corsia per ogni senso di marcia, la via Salaria, l'unica arteria di collegamento tra Rieti e la capitale, trafficatissima ogni giorno, è una tra le strade più ricche di insidie della regione, alcuni tratti ribattezzati, maledetti, quali il bivio di Poggio San Lorenzo e quello di Ornaro, sono teatro di molti incidenti mortali. Beh, gli interventi in atto sono molti, oltre 460 milioni di euro di previsione di spesa, da una parte rotatorie, quindi eliminazione degli incroci semaforici, dall'altra parte ampliamento della sezione stradale fino ad arrivare a quattro corsie. Sono interventi ovviamente necessari per collegare tutta la zona del cratere. Del raddoppio, potenziamento e messa in sicurezza della via Salaria se ne parla da almeno 60 anni. Ora ci sono i primi concreti segnali di speranza. 8 i cantieri attivi tra opere civili e interventi nelle gallerie. E la regione, qui siamo in un cantiere che diciamo c'è, per il fatto che abbiamo investito risorse regionali per 3.200.000 euro per una Salaria più scorrevole, sicura. Mentre il sogno dei sogni per il Reatini resta il collegamento ferroviario tra Rieti e Roma. E questo è il nostro obiettivo, stiamo lavorando in questa direzione, le attività progettuali sono tutte fatte, stiamo vedendo di farle approvare nei percorsi autorizzativi. La vera risposta al post-terremoto, perché senza infrastrutture materiali ed immateriali questi territori non si ripopolano. E poi sarebbe lo sbocco verso il mare, perché le Marche attendono anche loro, come noi, questa sorta di potenziamento.